ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Johnny, lo sai che sono un pochino triste oggi? Perché sei triste, Gianna? Che è successo? Perché stavo ripensando alle prime puntate in cui presentavamo Lord Carrion insieme a tutti gli altri gormiti. Non c'è mica bisogno di essere triste, è una bellissima cosa. Sì, ma è passato tanto tempo. Lo so, a me, quindi? Devo dirti anche un segreto. Cosa c'è? Mi mancano anche un po' i Darkhands e Lord Voidus. Giada, ma sei impazzita? Lord Voidus e Darkhands sono cattivelli. No, non sono impazzita, ma anche loro mi mancano. Allora, facciamo così. Per tirarti su di morale, faremo una bellissima sfida, dove ovviamente vincerò io, con le bustine della primissima serie. Ma questa è una bellissima idea, così facciamo un salto nel passato. E facciamo un salto nel passato. Sei pronto? Sì. Andiamo. Oh Giada, la seconda wave della prima serie. Che emozione, Johnny, guarda un pochino come sono cambiati. È vero, sono cambiati tantissimo, c'era anche Kratos. Lord Titano, guarda com'è. Vai, sono gasatissimo. Anch'io, e questa volta sento che vincerò. Giada, ho una cosa. Ma ti ricordi quante volte ti ho battuta con questi collezionabili? Ricordatele, perché oggi non sarà così. Dai, lo sanno i bambini. No, io sento che vincerò. Te. Allora, vediamo. Che hai trovato? Aspetta, che non ho ancora visto. Ok. Mi piace tantissimo. Ti ridi? Perché vincerà sicuramente. Niente, cosa? Fammi dire. Fammi dire tu intanto. Va bene. Allora, che hai trovato? Io ho trovato Avok. Combatti Avok! Io ho trovato Lord Carrion. Combatti Lord dei Gormiti del Fuoco, Carrion! Lord Carrion! Sì, è per quello che stavo ridendo. Ma non è giusto però, così... Allora, andiamo avanti. Sulla card, che numero hai trovato? Non fare quella così, perché sono geloso che i Lord Carrion. Va bene. Che numero? Che fatica. Che numero? Io il numero 7. Il numero 9. Vabbè, Lord Carrion... Vincerò, lo sento. Va bene, Lord Carrion è fortissimo, lo sanno tutti. Vincerò, vedrai, sicuramente. Sotto il piede ho il numero 5. E io il numero 9. Va bene. Quindi, fa vedere. Gianni, ho vinto io. Va bene. No, ma guarda, vai, vabbè, ma vedi, Giada, energia. Ma che energia? Sì, ce l'ho fatto. Sì. No. È che Lord Carrion, Giada, è fortissimo. Io non posso dire di no. Hai ragione. E quindi? Hai vinto. Non hai da ridire questa volta. No, perché avevi Lord Carrion. Brava che Giada. Strano, grazie. Brava Giada, fammelo vedere un secondo. No, non farmelo. Gianni. Senti Giada. Tanto ridarmelo. Ti sfido una... Va bene, to' Lord Carrion. Non è Lord Carrion. Ti sfido a un'altra sfida qua con i collezionabili. Non abbiamo tempo perché c'è un'altra sfida che ci aspetta, Gianni. Quale? C'è questa? Non tra di noi, adesso vedrai, guarda. Ma aspetta. Ciao Alessio! Ciao! Come stai? Ciao! Sono come qui. Stai? Sei qui? Ti vediamo. Prima di iniziare a chiacchierare, dobbiamo chiederti di mettere il cellulare in orizzontale, così ti vediamo meglio. Così ti vediamo meglio. Wow, ciao Ale! Intanto facci ciao. Vedere quanti gormiti hai, ciao! Guarda, hai anche la maglietta dei gormiti. Hai visto che bella. Ce l'ho fatta due. Ne hai due? Ne hai due, questa è la più bella che hai, vero? No, ne ho 82 magliette già, da 82 gormiti. Lui aveva capito la maglietta. Io avevo capito che avevi 82 magliette di gormiti. Oh, mamma mia. No. Ma facci vedere un pochino che cos'hai lì, tutta la tua collezione. Facci vedere, noi siamo molto curiosi. Beh, questo prima l'avevo riparato. Perché si era rotto? Nuovo. L'hai giustato. Bravo, da solo? Poi si è rirotto. L'ha giustato e poi si è rirotto. Si raggiusta di nuovo. Giustamente. Nelle battaglie alle volte può capitare. Giusto. Poi cos'hai di bello? Facci vedere. Qual è il tuo preferito?
No, ovviamente Carrion. Bravo. E Lord Titano non ti piace un pochino? Sì, un pochino sì. Okay. Giada, un pochino, ha detto Lord Dai, Carrion. Va bene, mi accontento un pochino, va bene. E ti accontenti un pochino, un pochino. Allora, noi sappiamo una cosa, che tu oggi vuoi sfidare, vero? Sì. Ok. Ma e chi vorresti sfidare? Chi vuoi sfidare? Sentiamo. Giorgio. Il campione. il campione mondiale dei gormiti. Va bene. Devi batterlo, mi raccomando, perché vince troppe volte. Devi riuscire a sconfiggerlo. Vediamo se mi sconfiggerai. Vediamo. Allora, io sono hai le bustine lì? Sì. Okay. È prontissimo. Adesso chiedo alla mia assistente Giada. Ah, sono la tua assistente adesso. Sì, perché sono il campione, devi trattarmi da campione. Quindi, la mia bustina, grazie. Poi se perdi non è colpa mia, Ehi, questa qua è quella perdente, Giada. No, è quella che vincerà. Vediamo. Sei pronto? Fai l'arbitro adesso, da assistente sei passata ad arbitro. Pronti? Cosa dobbiamo fare? Dovete aprirle. Allora, faccio il conto alla rovescia. Al 3, 2, 1, al 0, via. Dove che è? 3, 2, 1, alla 0, via. Sì, ti piace 3, 2, 1, 0, via. Ah, ok. Ok, al via, aprite, ok? E mostrate per primo il gormita che trovate. Ok. Così. Va bene? Ale, e dopo pronto? Si calcola. Pronti? 3, 2, 1, 0. Ma che... Così e mi faccio gli inganni. Via, aprite! Aprite, vediamo. Cosa c'è? Perché fai così? Perché mi fai perdere. Non è vero, non ti faccio perdere. Sì, invece, guarda che ho trovato. Beh, se perdi te lo meriti e basta, quindi... Sapevo io, vedi, io lo sapevo che non dovevo fidarmi di te, assistente Giada. Vediamo allora. Alessio, tu che gormita hai trovato? Facci vedere. Carrion, oro. Ecco. Carrion, no? Ecco. Oro addirittura. Ecco, lo sapevo io. E tu che cosa hai trovato? Io ho trovato... Mi vergogno. Come ti vergogno? Sì, perché con Lord Carrion come faccio a presentare i Dronok? E ti ridi? Non lo so, ho un presentimento qui su chi vincerà comunque. Oh, Fale, sei stato fortunatissimo. Allora, sulla card che numero hai, Alessio? 9. Il numero 9 e tu, Johnny? Anche io, guarda, il 9. No, questo è un 6. No, è un 9. Non fare il furbo, è un 6. Va bene. Ok, quindi sei in vantaggio tu per adesso, Alessio. Va bene, un 6. Dobbiamo vedere sotto al personaggio. Ecco, sul personaggio vediamo. Lo dici prima tu? Numero 9. Wow, Johnny. Mi sa che l'hai battuta. Non sento, scusate. Ha detto 9. Ho un problema tecnico, non sento l'audio. Ha detto il numero 9. Il 2? 9. Il 9. E tu? Io. Ho il numero 2. E quindi ha vinto Ale. Grande. Bravissimo. Non ci da batterlo. Va bene. Vabbè, almeno mi hai battuto tu, perché Giada non mi batte mai. Non è vero, qualche volta riesco a batterlo. Ma quando? Sì. In sì, quale sì. puntata? In alcune ti ho battuto e nelle future magari ti batterò, quindi mi sto allenando. Va bene, bravo Ale, hai vinto, fai una posizione gormitica. Grande! Questo sì che è un simbolo della vittoria. Bene Ale, noi ti dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi. Siamo stati contentissimi di averti conosciuto e sono strafelice che l'hai battuto. Ehi, allora. Perché se lo merita ogni tanto. Vuoi dirci qualcosa prima di salutarci? Ti basso! Fai il compleanno? Sì. Quando? Il 31 di marzo. Ah, il 31. Il 31. Va bene, noi ti facciamo, diciamo, degli auguri in anticipo. Virtuali, diciamo. Esatto, virtuali, esatto. Se vuoi dirci un'ultima cosa, poi ti dobbiamo fare un ciaone grandissimo. Sei contenta di essere stata a Gormiti Show? Se vuoi salutare tutti gli amici che ti stanno guardando, se vuoi salutare noi. Sì. lui ha riassunto con un sì, Giada. Sì, è un sì che voleva salutare noi, che voleva salutare gli amici. Era un sì. Allora, noi salutiamo così tutti i nostri piccolissimi fan, ok? Apriamo le braccia. Apri grandissime le braccia. Sì, vengo più in qua, ok? E le chiudiamo. E ci stringiamo, facciamo un abbraccio virtuale. Va bene? Ti sei divertito? Sì. Lui rimane abbracciato, che sì. Vuoi dirci un'ultima cosa? Io lo so. Cosa vuoi dirci?
Io c'ho una fidanzata e un amico. Ah! Cristo. Fantastico, sì. Questi segreti della tinesia. Va bene, ti mandiamo un super abbraccio e un bacione. Ciao Ale! Sì, ciao Ale! Stare con voi è super gormiticissimo! Ed è super divertente! Cosa devono fare i nostri amici? È facilissimo partecipare, basta che andate sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni. Vi aspettiamo in tantissimi! E ora è arrivato il momento della bacheca gormitica! Quante cose accadono al Gormiti Show? Allora, ci è arrivato una foto, un disegno, che carino questo bimbo! Sì, e ci ha scritto, sì. Ciao Gianni Giada, vi invio il mio disegno e la mia foto con i gormiti per voi. Un abbraccio grande Francesco! Ah, grazie! Grazie. Ma hai visto la foto che ci siamo noi dietro? Ma ci siamo noi dietro nel mentre tuo super sta guardando il Gormiti Show. È vero, che carino. Ha già anche l'uovo di Pasqua della Kinder. Esatto, che buono, lo vorrei anch'io anche tanto. Anche io. Guarda tutta la sua collezione, wow. E poi c'è il super disegno. Sì, il super disegno che ha scritto, che ha disegnato Koga e Irgur. Poi c'è scritto Giada e Johnny con tre cuoricini. Che carino. Grazie mille per seguirci. Ti mandiamo un mega bacione. Tanti mega bacioni. Niente Giada, cosa devono fare i nostri amici se vogliono mandarci disegni, dediche, saluti? È facilissimo Johnny, è super facile. Basta andare sul sito gormitishow.com e inviarli. Ok. Sia la dedica che il disegno, tutto. Le vostre foto. Esatto, seguite sempre le istruzioni. Finito l'episodio Giada. Bisogna salutare i nostri amici, ma prima dobbiamo ricordarvi di seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e YouTube. Il canale invece di YouTube, iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like, condividete il video e niente, un saluto da Johnny e Giada. Ciao.